Allora, i segnali positivi sono stati che per 30 minuti abbiamo giocato a contatto contro Vicenza, che per me resta una delle migliori squadre del nostro girone. Hanno ragazze esperte che hanno fatto la differenza nell'ultimo periodo e si è visto. Però ha anche messo a nudo tutti i nostri difetti che avevamo l'anno scorso e che quest'anno in questa categoria e con queste squadre li paghi. Infatti in un amen siamo andati sotto di 10, le ragazze non hanno più rispettato quelle che erano le consegne della partita e l'abbiamo persa. Quindi qualche difficoltà forse nella lettura della dinamica della partita, però ecco, le ragazze le viste comunque dopo, alla fine della partita, consapevoli di questo, in qualche modo, ecco, clima che è respirato. No, consapevoli di questo, il clima è un clima tranquillo. Noi siamo, oggi abbiamo fatto la prima lezione di scuola in questo campionato, d'accordo? E quindi abbiamo solo che da imparare ed è un campionato lunghissimo, l'anno scolastico è appena iniziato. Oggi abbiamo preso una piccola insufficienza, ma abbiamo, io credo che questa squadra, lo confermo, ha tutte le potenzialità per fare bene, per raggiungere quello che è il nostro obiettivo, quindi una salvezza tranquilla e far bene in campionato e far maturare queste ragazze. Di settimana su cosa batterai maggiormente? Beh, di sicuro dobbiamo migliorare i meccanismi contro le zone. Io sapevo che avremmo pagato se le squadre avversarie si fossero messe a zona in questo periodo. Adesso comunque stiamo lavorando a regime, stiamo lavorando con tutte le giocatrici, anche le giocatrici che ci scambiamo con la 1 adesso, siamo in un regime in cui io riesco a vedere tutte e allora questo porterà solo un miglioramento dei nostri meccanismi d'attacco.